Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro all'ora dell'aperitivo, dai dati e modelli statistici, analisi dell'epidemia del Covid-19 in Italia. Allora, in questa fase 3 dell'epidemia, ancora ogni giorno il Dipartimento della Protezione Civile continua a comunicare i dati relativi ai nuovi positivi, ai deceduti totali, ai ricoveri in terapia intensiva. Questi dati sono disponibili in rete, con dettaglio nazionale, ma anche con dettaglio più locale. Quindi, ad esempio, quest'oggi sono stati riportati 1638 nuovi casi e 24 morti. E l'aumento di questi dati ovviamente si stanno proiettando anche sul numero di persone che vengono ricoverati in terapia intensiva. Questi numeri e le corrispondenti curve sono strumenti essenziali per monitorare l'andamento dell'epidemia. Però i numeri non basta mostrarli, vanno anche interpretati opportunamente. Ed è quello che cercheremo di fare qui questa sera con i relatori qui presente e che ci racconteranno l'esperienza di diversi gruppi di ricerca scientifici che sono nati in maniera del tutto spontanea all'inizio di questa epidemia, quindi da fine febbraio a marzo, quando i dati che venivano dati alle 18 erano disponibili a noi tutti. Quindi lascerei la parola ai relatori e inizio con Giuseppe Arbia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ci parlerà sia di problemi legati alla qualità dei dati e ci fornirà anche alcune misure di rischio locale e provinciale, regionale. A te, Giuseppe. Grazie Laura, grazie di questo invito e grazie di questa bella opportunità di partecipare al Festival della Statistica. Si è creato in questi mesi, da quando è esplosa l'epidemia, una grossa aspettativa nei confronti della statistica, secondo me, fin da principio. Aspettativa che purtroppo in diverse occasioni è andata delusa. Allora io vorrei utilizzare la prima parte di questa mia presentazione proprio per cercare di rendere ragione di questo, mentre l'ultima parte va nella direzione che tu hai indicato, cioè quella di riportare alcuni dati che possono essere interessanti da un punto di vista regionale. Allora, perché appunto è andata delusa questa aspettativa? Perché, come hai detto bene tu, i dati vanno interpretati. E allora molti centri di ricerca, molti ricercatori singoli si sono affannati cercando di rispondere a quelle che erano le domande che attanagliavano tutti gli italiani, che sostanzialmente erano, si possono riassumere in una sola, quando finirà tutto ciò? No? E in questo ambito abbiamo visto delle previsioni che sono andate assolutamente male, no? Sono usciti a 8 colonne sui giornali nazionali, per esempio in piena epidemia, previsioni che dicevano a 15 marzo il contagio zero, oppure altre più tardi che prevedevano contagio zero ai primi di giugno, ma purtroppo il contagio zero ancora non ci siamo arrivati. Allora, perché queste previsioni hanno sbagliato? Perché nessun modello statistico può fare questo genere di previsione con i dati a disposizione. Ora, il lavoro dello statistico è un po' come quello del cuoco. Che cosa occorre per cucinare una buona pietanza? Occorrono 3 cose. Occorre la qualità degli ingredienti, una buona ricetta e essere un buon cuoco. D'accordo? Sì, mia nonna mi diceva questo, quando si prepara la cucina, la cena inizia la mattina presto, quando ci si alza, si va al mercato e si vanno a scegliere prodotti di qualità. Con le previsioni statistiche è la stessa cosa, gli ingredienti sono gli stessi, cioè gli ingredienti sono la qualità dei dati, la ricetta sono buoni modelli o buoni indicatori. E poi evidentemente occorre essere dei buoni cuochi. Ora, il punto è che i dati che abbiamo a disposizione non sono dei buoni dati per fare per delle finalità statistiche. Ora, che cosa fa il buon cuoco quando non ha gli ingredienti giusti? Evidentemente cambia ricetta, non può pretendere di cucinare le stesse cose se mancano i dati. Perché non sono buoni questi dati? Questo vorrei provare a spiegare. Perché i dati non sono mai stati raccolti con finalità statistiche, sono sempre stati raccolti con finalità all'inizio con finalità di convenienza, cioè concentrandosi essenzialmente o esclusivamente, giustamente anche su chi mostrava dei sintomi. Poi via via questo si è andato allargando, abbiamo molti più dati a disposizione, però sempre seguendo dei criteri di raccolta che sono quelli di controllo sanitario. Allora, che cosa accadeva, soprattutto nel primo periodo, questo è ancora più evidente, che il campione non si riferiva alla popolazione di italiani, ma alla popolazione di sintomatici.
chi aveva dei sintomi si rivolgeva al sistema sanitario, veniva testato e venivano fuori quei dati che tu ci dici che tutti i giorni appunto la protezione civile ci mette a disposizione. Quindi era un campione dei sintomatici, quello che in statistica noi chiamiamo un campione di convenienza. Ora è difficile spiegare che cos'è un buon campione, no? Ma che cos'è un campione fatto male invece è molto facile. E ve lo voglio far vedere con dei dati, vi faccio un, condivido lo schermo, con un esempio. Con un esempio, ok, che è successo qui? Allora, prima ho fatto la prova e funzionava, share the screen, ok, desktop a posto. Vedete? Sì, benissimo. Si vede? Grazie, sì. Allora, l'esempio che voglio fare è un episodio accaduto storico per la statistica, perché è un grande flop realizzato dai sondaggisti nel 1948. Allora, cosa accade nel 48? Lo racconto brevemente a chi mi ascolta, appunto. Nel 48, prime elezioni presidenziali dopo il secondo conflitto mondiale, i due opponenti sono, come al solito, come vuole la tradizione statunitense, il democratico e il repubblicano. Il democratico è Truman, il repubblicano è Dewey. Va bene? Si svolgono dei sondaggi nei giorni precedenti alle elezioni. I sondaggisti appena possono divulgare il risultato, cioè a urne chiuse, sono così sicuri della vittoria di Dewey che lo comunicano alla stampa, esce il giornale che, come vedete, mostra il titolo Chicago Daily Tribune: Dewey, che è il candidato repubblicano, sconfigge Truman, che è il candidato democratico. Allora, questo personaggio così contento, potete immaginare che sia Dewey o magari un suo accanito sostenitore, ma in realtà questo personaggio è Truman, perché le previsioni sono risultate sbagliate. Che cosa era accaduto? Qualcosa di banale, però a volte si fanno errori banali. Il sondaggio era stato condotto per via telefonica e all'epoca negli Stati Uniti solo il 40% della popolazione, difficile da credere oggi, ma solo il 40% della popolazione aveva il telefono. Quindi che cosa è accaduto? Che si è andato a estrarre un campione consistente, perché si trattava di circa 10.000 individui, ma della popolazione che possedeva il telefono. Chi possedeva il telefono? Le persone più abbienti, e all'epoca le persone più abbienti erano decisamente schierate per il Partito Repubblicano. Quindi il risultato è stato che è stato estratto un campione di individui col telefono, cioè di individui abbienti, cioè prevalentemente elettori repubblicani, e non stupisce il fatto che in un campione di repubblicani vincesse il candidato repubblicano. Allora, questo è esattamente quello che è accaduto anche, a noi nel caso. Vorrei tornare adesso a escludere lo schermo, non vorrei più condividere, ok, a posto. Che questo è accaduto esattamente e accade ancora a noi, cioè noi tagliamo fuori completamente una certa fetta di popolazione e cerchiamo di fare della inferenza statistica, quindi per fare delle previsioni su un campione che non riguarda tutta quanta la popolazione. Faccio ancora un esempio per cercare di convincere della cosa. Se vogliamo sapere qual è il gradimento di questo governo, per esempio, non voglio entrare in argomenti spinosi, comunque, qual è il gradimento degli italiani di questo governo? Certamente non andrei a estrarre un campione di individui davanti alla convention di un partito di opposizione. No, mi sembra evidente questo. E questo è appunto quello che purtroppo succede. Succede perché? Perché l'emergenza sanitaria, da un certo punto di vista, è superiore a quelle che sono le esigenze di conoscenza statistica, però solo a un livello superficiale, perché in realtà se noi non conosciamo il fenomeno non riusciamo neanche ad indagarlo e ad intervenire. Allora, che cosa è accaduto soprattutto nel primo periodo, quando testavamo solamente i sintomatici? Una sottostima dei contagi, con conseguente sottostima del rischio di contagio, e contemporaneamente una sovrastima della letalità del virus, perché la letalità è data dal numero di morti diviso il numero di contagiati. Per noi i contagiati erano molto di meno e quindi sembrava che la letalità fosse più elevata. La cosa importante che vorrei sottolineare è che qui non conta la numerosità del campione, conta che il campione sia fatto bene. Questo è qualche cosa che appunto negli organi di stampa non è stato abbastanza chiaro in questo periodo. Alla convention del partito di opposizione, se invece di un campione di 1.000 scegliamo un campione di 10.000 o di 100.000, sbagliamo comunque. Se nelle elezioni americane si telefonava a 100.000 persone invece che a 10.000, l'errore era comunque
era di fondo, quindi non conta la numerosità campionaria. Durante il periodo di lockdown mi sono passate diverse catene di Sant'Antonio che dicevano partecipiamo tutti numerosi, così il campione diventa più grande e diventa più significativo. Non è vero, questo non è vero. Anche oggi abbiamo 100.000 test al giorno all'incirca, ma sempre raccolti con criteri che sono di convenienza, non sono con criteri statistici. Ora, in queste condizioni, appunto, il buon cuoco che andando al mercato non trova i dati buoni, gli ingredienti buoni, evidentemente deve inventarsi qualche cosa. No? Non può partire con l'idea di cucinare, di andare a preparare un cocktail di scampi, non trova gli scampi e allora fa il cocktail di qualcos'altro. Questo mi sembra abbastanza evidente. C'è stato il tentativo dell'indagine dell'Istat che veniva esattamente incontro a questa esigenza, che è stata ottimamente congegnata, però purtroppo ha avuto scarsa adesione. E allora anche in questo caso dei 150.000 individui che erano stati programmati, purtroppo chiaramente la risposta non era obbligatoria, quindi non tutti si sono sottoposti, anzi purtroppo solamente una minoranza si è sottoposta poi all'indagine campionaria. E quindi anche quel dato lì non ci consente di svolgere delle analisi e delle previsioni statistiche con criteri formali. Cosa è accaduto lì? L'indagine è partita nei mesi estivi. Nei mesi estivi molti individui, certe fette di popolazione ben identificabili, per esempio chi aveva prenotato una vacanza, ha deciso di non sottoporsi perché era asintomatico e ha detto non sia mai io poi vengo ritrovato positivo al virus, sono chiuso a casa per 14 giorni per la quarantena e mi sono perso la caparra della vacanza. Oppure chi aveva lavoratori senza garanzie che sapevano che avrebbero perso il lavoro se fossero stati trovati positivi. Va bene? Quindi purtroppo il livello dei dati che abbiamo a disposizione non ci consente di fare quello che noi statistici siamo abituati a fare, cioè a svolgere una inferenza induttiva di natura statistico-probabilistica. Però qualcosa la dobbiamo fare naturalmente, no? Perché ripeto, appunto, il buon cuoco non trova gli ingredienti, ha delle ottime ricette, cambia ricetta evidentemente e fa qualche cosa di diverso. Allora io vi faccio vedere qualche cosa che abbiamo fatto in questi mesi con il gruppo di Covstat, col quale ho avuto la fortuna di trovarmi coinvolto a partecipare. È un gruppo che era nato spontaneamente tra un insieme di studenti, prevalentemente di statistica e di data science, ma anche di altre discipline, con tutto l'entusiasmo appunto del giovane studente di master addirittura, se non di dottorato, quindi giovanissimi, con l'idea di cercare di dare un aiuto alla collettività. Allora noi per esempio quello che abbiamo fatto è stato prevedere qualche cosa che era possibile prevedere con quei dati, cioè il picco epidemico, non il numero di malati, di infetti nell'istante dell'epidemia, non il momento in cui quel numero di infetti scende a zero, perché questo con i dati a disposizione non riusciamo a farlo, ma almeno identificare quei punti di svolta importanti in un'epidemia. Allora torno a condividere lo schermo perché vi faccio vedere un pannello che con Covstat abbiamo presentato il 31 di marzo al programma di La 7 di martedì, dove prevedevamo che il picco si sarebbe verificato, quindi il punto di massimo numero di contagi giornalieri, quello che tutto sommato stiamo aspettando adesso che accada per la seconda ondata, sarebbe verificato tra l'11 e il 17 aprile. E in effetti poi il picco c'è stato il 17 aprile. Questo perché? Perché per prevedere questi punti, questi momenti topici, questi punti cospicui in una distribuzione epidemiologica, non occorre a prevedere con precisione il numero di infetti in quel momento. Va bene, se in quel momento lì ci fosse stato un numero per esempio di asintomatici che era, faccio per dire, il 50% dei sintomatici, il punto di svolta sarebbe stato sempre in quell'istante di tempo, salvo che sarebbe stato molto più alto. Tutto qui, il che vuole dire che il punto in cui la curva va a toccare lo zero, scende a zero, va a toccare l'asse delle ascisse, non si sarebbe verificato in quel giorno, ma molto più avanti. Ecco, questo appunto i giornalisti di La 7 ci chiedevano e ce l'hanno chiesto per un po' di tempo, dateci la previsione di quando finirà, e noi ci siamo sempre rifiutati di farlo perché appunto i dati a disposizione questo non lo consentivano. Questa quindi è una prima cosa che abbiamo fatto
con Kofstat per cercare di limitare il fatto che i dati sono dati non raccolti con fini statistici. Ci è andato anche bene, diciamo che comunque dall'11 al 17, proprio alla fine dell'intervallo che noi avevamo indicato, si è verificato l'inizio della discesa. E oggi quello che stiamo aspettando è che inizi di nuovo la... Io ho problemi a sentirvi. Scusate, ho problemi solo io a sentire Giuseppe o anche voi? Problemi. Mi provo a spostare allora un attimo. Mi sentite? Ora meglio, Giuseppe. Ora meglio, sì. Scusate, non capivo se era la mia connessione. Ok. Spero che non si sia perso molto, ma comunque mi devo avviare comunque alla conclusione. Sì, perché allora, ci siamo. Dai, sì. Siamo già, mi fermo adesso? Aspetta, perché io ho problemi scusatemi, ho problemi a sentire correttamente. Sì. Se qualcun altro di voi si mette l'audio mi dà conferma che... Sì, anch'io, Laura. Anche tu hai problemi a sentirlo? Sì. Ok, allora ascolta, okay. Dai, allora sospendiamo qui. E tra l'altro viene bene, adesso ti faccio togliere la condivisione dallo schermo, perché appunto il prossimo intervento è quello di Paolo Girardi dell'Università di Padova, anche lui fa parte di un gruppo di ricerca spontaneo nato in questi mesi, e ci farà vedere appunto un utilizzo di modelli di crescita in epidemiologia con applicazioni sia con uno studio retrospettivo, quindi facciamo un ritorno al futuro per prevedere l'inizio dell'epidemia, ma anche si ricollega a quello che stavi dicendo tu, Giuseppe, sulla seconda ondata che si sta monitorando. Vai Paolo. Bene. Grazie Laura per l'introduzione, grazie per l'invito al Festival della Statistica. E spero si vedano le slide che ho preparato. Sì, puoi metterle okay. A schermo intero se vuoi. Ok. Ok. Bene. Sì, il mio intervento spazia un po' tra i modelli che abbiamo utilizzato per appunto modellare l'andamento dell'epidemia da Covid-19. E questo è un lavoro congiunto con il gruppo di lavoro RobBias C19 e per l'appunto abbiamo utilizzato dei modelli dose-risposta per modellare l'epidemia. Sì, dovevi fare forse una condivisione come prima. Ok. Un po' meglio. Provo a uscire. Come lo dà? Un attimo solo, ci arriviamo. Ok, faccio questa lettura. Ok, così va meglio. Ok, grazie. E in particolare i modelli dose-risposta che vi accennavo poco fa sono adottati in molti settori scientifici, quali per esempio l'ecologia, la tossicologia, e per l'appunto qui abbiamo un'applicazione in campo epidemiologico. E in questa applicazione abbiamo utilizzato il numero cumulativo di decessi per Covid-19 e i dati sono comunicati dalla Protezione Civile in funzione del tempo, durante la prima fase epidemica, quella della primavera del 2020 di quest'anno. Notiamo che i modelli dose-risposta rispondono all'andamento di un'epidemia, in questo caso i decessi, perché abbiamo una prima parte che è di natura ha un andamento esponenziale, osserviamo una crescita esponenziale del numero cumulativo di decessi per Covid-19 e dopo questa crescita esponenziale, in seguito a misure restrittive o per esempio se siamo nel caso di popolazioni finite a un contagio di tutta la popolazione
oppure al cambiamento della natura, per esempio del virus, possiamo lottare a un rallentamento dell'epidemia. Questo rallentamento può essere ben descritto da un andamento logaritmico, quindi osserviamo un minor gettito di numero di casi, in questo caso di decessi di Covid-19, fino a giungere a un plateau. I modelli dose risposta permettono di stimare dei parametri di interesse. Questi parametri di interesse sono per l'appunto questo plateau superiore, che è l'asintoto superiore, ossia in questo caso il numero di decessi totali a fine epidemia, e un altro punto importante, un altro punto di stima importante, è il punto di flesso. Il punto di flesso è quando questa curva dettata dal modello dose risposta passa da una crescita esponenziale a una crescita logaritmica. In particolare, il punto di flesso può essere interpretato come l'andamento in cui, il punto in cui la curva, in questo caso di decessi, subisce un rallentamento in seguito, in questo caso, alle misure di lockdown. Noi vediamo un punto di flesso nei primi giorni di aprile, quindi circa 20-25 giorni dopo il lockdown nazionale. I modelli dose risposta sono matematicamente semplici e fungono quindi a una funzione di compressibilità che può essere estesa anche ai non addetti ai lavori. Inoltre può essere utile questo modello dose risposta per fare previsioni, ossia stimato il modello dose risposta a un tempo T, noi potremmo fare previsioni al tempo T più 1, quindi prevedere in avanti. E utilizzando questi modelli di dose risposta abbiamo effettuato diverse analisi, alcune pubblicate su riviste scientifiche, e abbiamo utilizzato inoltre questo modello di dose risposta per provare a rispondere a una domanda che ha interessato per diverso tempo la comunità scientifica, ossia quando risale il primo decesso per Covid-19 in Italia. Sappiamo benissimo che il primo decesso certificato con causa di morte Covid-19 risale al 21 febbraio, ma come mostrato in questo grafico, questo è un grafico che appartiene al report che molti di voi hanno visto dell'INPS, in cui si mostra l'andamento in rosso dei deceduti per Covid-19, mentre in blu si riportano gli eccessi di mortalità nazionali nello stesso periodo confrontato con una baseline quinquennale, quindi 5 anni precedenti. Si nota una forte discrepanza, questa discrepanza è molto forte e poi rientra all'incirca intorno a metà aprile. Quindi i decessi per Covid-19 prima del 15 aprile sono fortemente sottostimati. E la natura di questa sottostima è unicamente volta al poco ricercare i decessi perché vi era un consistente numero di tamponi che non veniva fatto, e si venivano fatti all'inizio dell'epidemia pochi tamponi, poi questo numero di tamponi è via via cresciuto e abbiamo un numero consistente solo a circa fine del mese di aprile. Con modello dose risposta abbiamo provato a ricostruire a ritroso, in una sorta di ritorno al futuro, l'andamento di decessi per Covid-19. Abbiamo ottenuto buoni i dati dal 15 aprile in poi e abbiamo stimato a ritroso la curva per mezzo di un modello dose risposta semplice. In questo caso era un modello per gli addetti ai lavori log logistico con 3 parametri. Abbiamo in verde la curva, questa è formata dai dati reali, tuttavia questa curva è poco verosimile in questo modello dose risposta, che ci stima, una stima retrospettiva, il primo decesso intorno a metà gennaio. E questo anticipa quindi il primo decesso di più di un mese rispetto ai dati ufficiali. Questo sembra un risultato sorprendente, ma è un risultato un po' meno sorprendente se pensiamo che ci sono diversi studi che indicano che il virus era già attivo in Europa a fine dicembre e in particolare in Italia già la prima settimana di dicembre.
la prima settimana di gennaio, scusate. Abbiamo effettuato ulteriori analisi anche per dare una risposta alla nuova ondata epidemica di Covid-19 che stiamo vedendo tuttora con nuovi numeri che via via stanno crescendo. Questo nuovo gettito di casi è sostanzialmente dettato dalla diminuzione delle misure restrittive. E abbiamo utilizzato una fusione di due modelli dose-risposta, in gergo statistico nella detta mistura, per trarre nuove informazioni su questa nuova fase epidemica. In particolare siamo riusciti a stimare alcune quantità che ci hanno dato alcune indicazioni su questa seconda ondata epidemica. In particolare che era già iniziata nella seconda metà di giugno, quindi era iniziata diciamo poche settimane dopo la limitazione delle misure restrittive, e noi non ce ne siamo accorti perché man mano diminuiva la curva iniziale, quindi quella della primavera estate, e via cresceva questa seconda ondata. Inoltre i casi di Covid-19 della seconda ondata sembrano più essere più diluiti nel tempo rispetto alla prima ondata, che ha avuto un aumento forte soprattutto nei primi periodi. Questo può essere dovuto al fatto che tuttora noi utilizziamo delle precauzioni per cercare di limitare la diffusione del virus. Inoltre, quello che stiamo stimando in questi giorni è che la seconda ondata produrrà un numero consistente di casi totali paragonabile o addirittura superiore alla prima ondata epidemica. Io con questa ultima slide ho terminato la presentazione. Grazie. Grazie a te Paolo. A nome del gruppo Robice per l'invito, grazie ancora. Vi ho postato qui il link alla nostra pagina Facebook, dove potete seguire gli aggiornamenti quasi in tempo reale, ogni giorno carichiamo delle nuove analisi. Grazie. Grazie a te Paolo, sarebbe interessante prolungarci su tutte le varie presentazioni finora, ma i tempi sono stretti, per cui do la parola ad Alessio adesso, Alessio Farcomeni, Università di Roma Tor Vergata, che ci racconta appunto, collegato anche all'ultima tua parte dell'intervento Paolo, cosa è importante, quali sono gli indicatori importanti adesso da monitorare in questa nuova fase di aumento di casi. A te adesso. Grazie Laura, a me è stato dato un compito, mi è stato detto parla dell'RT, e poi mi sono allargato, quindi parlerò anche del monitoraggio un pochino più in generale per ragioni che diventeranno chiare. Anch'io faccio parte di un gruppo di ricerca nato spontaneamente con Fabio Divino, Giovanna Ionalasinio, Gianfranco Lovison e Antonello Marruotti. Il 3 di marzo, mi pare, abbiamo iniziato a parlare di fare cose insieme come Start Group 19. Per il monitoraggio ci sono chiaramente delle fonti ufficiali, è stato messo a punto un algoritmo per il monitoraggio dal Ministero della Salute e su base settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, l'ultimo è uscito ieri, ci mostra varie cose, tra cui l'RT con il suo intervallo di confidenza che è calcolato dalla Fondazione Kepler. Comincio a dire che c'è un po' di confusione tra R0 e RT. R0 è una caratteristica, se vogliamo, che è intrinseca del virus ed è il numero medio di contagi secondari al tempo zero, cioè al momento dell'inoculazione del virus nella popolazione. Chiaramente questo non è modificabile perché è fissato in un momento del tempo. Per il nuovo coronavirus è circa 3, è stato stimato tra 2,5 e anche 4. RT è cosa accade a oggi, al tempo T. Quindi chiaramente questo varia nel tempo perché oggi c'è un certo RT, domani ce ne sarà un altro, ma riguarda sempre il numero medio di contagi secondari, cioè quante persone un singolo infetto in media contagia. Okay? E il nostro target è avere RT inferiore a 1 in un intervallo di tempo abbastanza ampio. In questo modo significa che l'epidemia regredisce e sappiamo che se riusciamo ad arrivare sotto una certa soglia, a un certo punto ci sarà una soppressione dell'epidemia, cioè una estinzione locale. E a quel punto l'unica cosa da fare sarà evitare una reemissione. Una situazione del genere è successa ad esempio in Cina e Nuova Zelanda, dove hanno perseguito delle politiche di soppressione anziché di convivenza, come stiamo facendo noi.
come gran parte del resto del mondo. La ragione per cui l'RT non è un indicatore proprio ottimale è che è una media. È una media, non è informativa senza un indice di variabilità. Ora, per poter dire che una media è attendibile, la varianza associata alla variabile a cui si riferisce deve essere piccola. E in questo caso è tutt'altro che piccola. L'indice di overdispersione, che è inversamente proporzionale alla varianza, è 0,1. Questo viene chiamato parametro K in un'epidemia, in un modello compartimentale per un'epidemia. E per capirci, questo vuol dire che il 10% dei contagiati è responsabile di più dell'80% dei casi secondari. Quindi quella media di 3 in realtà non è data da ogni contagiato ne fa altri 3, ma da una grande maggioranza dei contagiati non trasmette a nessuno e una piccola parte dei contagiati fanno molti contagi secondari. Sono noti eventi di super spreading in cui una singola persona in un singolo evento riusciva a contagiare 100, 500, anche 1000 persone. E quindi, insomma, la media lascia un po' il tempo che trova. La stima stessa spesso è poco attendibile, attualmente viene fatta solo sui casi sintomatici per varie ragioni, ma ad ogni modo il punto è che se anche la stima fosse perfetta, se anche potessimo misurare RT a livello di popolazione, un RT maggiore di 1 può essere dovuto a uno o pochi grandi focolai ben circoscritti e quindi essere del tutto innocuo. I primi allarmi del monitoraggio del Ministero della Salute sono stati per il Molise e non ricordo per quale, e per la Valle d'Aosta, in una fase in realtà in cui l'epidemia stava regredendo e stava regredendo rapidamente, ma un piccolo focolaio ben circoscritto ha portato per quella settimana a una stima elevata e c'è stato un ingiustificato allarme. Quindi dico RT può essere maggiore di 1, ma RT più 1 può essere molto minore di 1. La seconda cosa è il punto di vista opposto, cioè anche se abbiamo RT minore di 1, e non è questo il caso in questi giorni naturalmente, deve essere mantenuto per un tempo molto lungo per poter avere una regressione dell'epidemia, perché uno o pochi eventi non tracciati possono riportare in breve tempo il numero medio di contagi a salire, l'epidemia a ripartire. Il problema di questa epidemia è che appunto ci scappa di mano facilmente e nel giro di poco tempo può portare a una crescita esponenziale. Questo è il panico associato dal punto di vista della gestione. Allora, cosa guardare oltre all'RT? Non dico di non guardare l'RT, ma oltre all'RT, l'indicatore più semplice da tenere sotto controllo è il tasso di positività. Questo perché siamo in una politica, ripeto, di convivenza con il virus. Quindi l'eradicazione è poco probabile. Guardare il numero di positivi su casi testati, non su tamponi, ma su casi testati, ci dice quanto siamo efficienti ed efficaci nel trovare e isolare i contagi. Se siamo in grado di trovare rapidamente e isolare rapidamente i contagiati, riusciamo ad avere un buon controllo dell'epidemia costantemente. È stato visto un lavoro su Science abbastanza dei primi tempi, diciamo, ormai da parlare di lavori di aprile datati, una cosa che è legata veramente solo al Covid. Comunque c'è un lavoro di Science che dice che deve essere sotto il 3%. Un'altra soglia che si fa è sotto il 2, tra il 2 e il 5 e sopra il 5. Qualora il tasso di positività fosse stabilmente sopra il 3%, come avviene per esempio attualmente in Francia e ancora di più in Spagna, questo indicherebbe una difficoltà del sistema sanitario nel tracciare i contagi, quindi un rischio che poi ci sia una crescita esponenziale in tempi ragionevoli. Altra cosa che è sempre un indicatore di quanto riusciamo a governare l'epidemia, il tempo tra l'onset dei sintomi e l'isolamento e la diagnosi, che deve essere entro le 24 ore. Qui non ci stiamo, il report di ieri dell'Istituto Superiore di Sanità mi sembra che parlasse addirittura di 3 giorni. E il tempo di tracciamento, quindi una volta che ho un caso indice, quanto ci metto a tracciare i suoi contatti, deve essere entro 48 ore e il numero di tracciati deve essere tra i 10 e i 40 e comunque maggiore di 10. Poi un dato forse curioso, la percentuale di positivi asintomatici deve essere superiore al 40%. La politica di testare solo i sintomatici, che era all'inizio di marzo, va bene solamente se siamo in lockdown,
altrimenti dobbiamo, siccome il 40% degli infetti è asintomatico, lavoro su Science, su Nature del professor Crisanti, oltre ad altra evidenza sempre scientifica, evidentemente dobbiamo trovare più del 40% degli asintomatici per poter avere i portatori, cioè quelli che non mostreranno mai sintomi, e la percentuale residua di persone che sono presintomatiche, perché si è contagiosi fino a 3 giorni prima dei sintomi. E quindi è importante trovare queste persone nella fase presintomatica in modo da isolarli prima che sviluppino i sintomi, perché a quel punto potrebbero già aver contagiato qualcuno. Poi, con un basso tasso di positività in una situazione di controllo dell'epidemia, si possono aprire le scuole in tutta serenità se l'incidenza settimanale è inferiore a 10 su 100.000 abitanti, cosa che non è la nostra situazione attualmente. Infine, una domanda che mi è stata anche fatta spesso durante questi mesi, quando si fanno abbastanza tamponi. In una fase di regressione è difficile dire se si fanno abbastanza tamponi, quindi quando l'incidenza la vediamo scendere bisogna guardare i positivi su casi testati per sapere se non stiamo trovando perché non ci sono o non stiamo trovando perché non cerchiamo abbastanza. In una fase in cui l'incidenza settimanale è invece stabile o crescente come oggi, si fanno abbastanza tamponi se la vediamo poi ricominciare a decrescere. Quindi possiamo dire che in questo periodo, nonostante abbiamo fatto un salto nella seconda metà di agosto, prima a 60.000, poi a 90.000 e in questi giorni siamo sui 100.000 tamponi al giorno, non sono abbastanza. Se fosse abbastanza, nel giro di 10-15 giorni vedremmo l'incidenza decrescere, e invece questa incidenza è rimasta stabile sui 1.400 casi al giorno in media, gli ultimi giorni siamo sopra i 1.400 casi. Chiaramente questo non vuol dire che l'incidenza è tornata a crescere, però è comunque un indice che probabilmente non ha cominciato a decrescere, cosa che sarebbe dovuta accadere visto che la politica dell'incremento dei tamponi risale al 25 di agosto. Quindi ormai se ne dovrebbero vedere gli effetti e ancora non si vedono. Per cui bisognerebbe fare più tamponi. Questo è quanto. Siti da consultare, abbiamo fatto un'app in cui mostriamo i nostri contributi, è divisa in 3 parti, c'è una parte descrittiva dell'epidemia, è interattiva, è una shiny app, quindi bisogna andare sul sito, non si scarica sul cellulare. E poi c'è una parte di previsione delle terapie intensive e previsione con modello logistico di curva di crescita simile a quella mostrata dal dottor Girardi, e sono 2 contributi, uno è in accettazione su un giornale scientifico, uno lo stiamo terminando di scrivere. Poi abbiamo una pagina Facebook dove facciamo ogni tanto nostri commenti, postiamo contenuti che riteniamo utili, e un blog per chi non ha Facebook, dove in realtà spesso facciamo semplicemente eco di quello che va sulla pagina Facebook. Grazie a tutti. Grazie ancora a Laura per l'invito. Grazie a te Alessio di queste interessanti considerazioni, e lascerei adesso la parola a Fulvio Mecatti dell'Università Milano Bicocca, che porta la sua esperienza come rappresentante della Società Italiana di Statistica nel gruppo di lavoro Covid-19 della Enstat Working Group sul Covid-19. A te Fulvia. Grazie Laura, grazie di questo invito, sono felice di portare anch'io il mio contributo, spero di non deludere, vi darò pochi numeri, ma vi porto invece per l'appunto la mia esperienza, ecco adesso cerco di condividere lo schermo, la mia esperienza la mia esperienza come consigliera SIS temporanea in questo momento in questo gruppo di lavoro che si chiama Enstat Covid-19, perché questo nome, almeno la prima parte, Covid-19 lo sappiamo tutti, ma perché Enstat? Perché la Società Italiana di Statistica fa parte, questo sin dal 2011, insieme a molte altre società scientifiche europee, di questa federazione europea di società scientifiche nazionali, prevalentemente società scientifiche di statistica, ma comunque anche altri tipi di società con un interesse nella statistica.
Lo chiamiamo FENSTAT brevemente, questa federazione europea, e sotto il cappello, sotto l'ombrello del FENSTAT è nato questo gruppo di lavoro, FENSTAT Covid-19 appunto. Perché nasce? Da dove? L'esigenza qual è? Ne abbiamo visti tanti di gruppi di lavoro, qui c'è stato questa sera una rappresentanza interessantissima, esima, sia di membri soci esimi della Società Italiana di Statistica, alcuni che hanno anche portato il proprio contributo molto attivamente. Abbiamo avuto la testimonianza di questi gruppi di lavoro locali in Italia che hanno lavorato molto attivamente sin dall'inizio della crisi epidemica, dell'emergenza, perché anche nella Federazione Europea nasce un gruppo di lavoro sul Covid. L'abbiamo sentito da molte parti che questa crisi non è soltanto una crisi, ma può essere un'opportunità. E quindi tutti, più o meno tutti, ci siamo chiesti se riusciremo a uscirne migliorati. In particolare per le scienze statistiche, per la comunità statistica messa insieme, questa emergenza è apparsa come una chiamata all'azione, lo ricordava anche Giuseppe Ardia all'inizio del suo discorso, no? C'è un interesse nella statistica, nell'informazione quantitativa in particolare, che la nostra comunità di statistici ha un po' vissuto come una chiamata all'azione, dare il nostro contributo, cercare di fare qualcosa anche noi con le nostre conoscenze, proprio come statistici. Ecco quindi che nascono sin dall'inizio dell'emergenza molti gruppi di lavoro statistici, quelli che abbiamo sentito stasera, che sono una testimonianza tra più attivi, sono partiti subito in maniera spontanea. Invece il gruppo di lavoro del FENSTAT nasce più tardi, nasce lo scorso giugno formalmente, nasce sempre spontaneamente, ma nasce in un momento in cui cominciamo a permetterci, ci sembra possibile parlare di ritorno alla normalità. E ci rendiamo conto, però, e mi ricollego a quello che dicevo inizialmente, che nella nostra desiderio di uscire dalla crisi migliori, di usare la crisi come un'opportunità, è proprio quella normalità che è messa in discussione. È lì che bisogna lavorare, nella normalità che ha permesso anche questa crisi sanitaria e con le enorme e complicatissima rete di implicazioni anche sociali, economiche, di cui già si discute, che la crisi sanitaria si porta dietro. In questo momento, quindi all'inizio di giugno, nasce il gruppo di lavoro sul Covid-19 del FENSTAT, anche questo è un gruppo che si unisce spontaneamente. Oggi conta qualcosa di più di 30 persone, sono esperti statistici e professionisti della statistica, accademici, tutti nella quasi totalità rappresentanti delle società scientifiche, sono soci delle società scientifiche che formano i FENSTAT. Appartengono a 14 diversi paesi europei, quelli che vedete qui evidenziati. E perché nasce? Insomma, qual è l'intenzione che si è data? È quella
comune a tutti, non solo a noi statistici, comune a tutti noi cittadini di questo paese e di questo pianeta. Volevamo delle risposte, tutti volevamo delle risposte, volevamo sentirci rassicurati, chiedevamo alla politica, alla scienza capire. Sappiamo, è già stato detto molte volte, che questa pandemia ci ha trovato impreparati, il paese era impreparato sotto il profilo sanitario, anche forse sotto il profilo organizzativo, ma c'è un altro aspetto che ci ha trovato impreparati. Giuseppe ne ha parlato molto chiaramente, molto direttamente, ma anche negli altri interventi c'è questo aspetto. Cioè, siamo stati travolti da un'altra tempesta pandemica, che è stata la tempesta di dati, la tempesta di conteggi, di numeri, quotidiani, curve, stime, previsioni. E a questa tempesta ci siamo ritrovati un po' tutti poco, come dire, poco attrezzati. C'era diciamo, questa tempesta ha toccato un po' entrambi i fronti, da un lato chi comunicava, chi era preposto a produrre, a comunicare questa informazione quantitativa, questa abbondanza di informazione quantitativa, dall'altro noi che abbiamo ricevuto tutta questa tempesta di dati, e in entrambi i casi è mancata, si è visto, questo è quello che ha fatto emergere questa crisi dal nostro punto di vista più quantitativo, è mancata la possibilità di estrarre da questa massa di dati le risposte che volevamo, quello che ci interessava capire, quello che ci interessava sapere. Questo è quello, è dove nasce il gruppo di lavoro del Pensat. Quello che unisce è la preoccupazione di contrastare, di fare qualcosa per riempire questa mancanza, la mancanza di attrezzi, di strumentazione che permette di raccogliere dati di qualità, Giuseppe ne ha parlato molto chiaramente, che permette di comunicarli in maniera, in modo efficace, che permette di usarli in maniera efficace per chi li riceve, in maniera utile, la politica per prendere le sue decisioni anche difficili, lo sappiamo bene, ma tutti noi oggi riguardo al Covid e oltre nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro quotidiano di cittadini. E siamo proprio, quello che è in gioco, quello di cui si tratta, è proprio una competenza di tipo statistico, un allenamento al ragionamento statistico. Ecco, quindi l'intenzione che si è data, l'obiettivo che si è dato il gruppo di lavoro del Pensat, la mission, come si dice, l'ho tradotta io, quindi magari non è bellissima, perché ovviamente trattandosi di un gruppo di lavoro sovranazionale, europeo, c'è una lingua comune che non è l'italiano, però perdonate la mia traduzione, qual è l'obiettivo? È quello di mettere in atto un'azione di sensibilizzazione pubblica che cerchi di creare una consapevolezza del bisogno, sia reale sia potenziale, di standard statistici, qualità statistica, di statistiche affidabili, confrontabili, standardizzate tra vari paesi, in grado di supportare sia la parte di comunicazione, quindi mezzi di comunicazione, giornali, eccetera, sia di supportare la preparazione, la realizzazione e il successivo monitoraggio degli effetti, valutazione delle decisioni politiche, sia durante questa crisi che ha come mai prima rivelato la necessità di questo, ma oltre. Ecco come speriamo, come ci poniamo l'idea di utilizzare questa opportunità per migliorare.
Fulvia, quindi, perdonami, ho il compito ingrato di farti stringere mi sono i tempi perché stiamo già sforando e mi fanno segno di... Allora mi fermo subito, vi dico solo che in questo modo non vi deludo, non vi presenterò dati, non vi presenterò numeri, perché il gruppo non si pone come un gruppo che fa ricerca autonoma, come è stato il caso dei gruppi precedenti, ma piuttosto con un'attività di raccolta e collegamento di iniziative tra i vari paesi, di dare supporto e contributo ad attività già in essere nei diversi paesi e raccogliere quelle che si dice, individuare quelle che si chiamano le buone pratiche per dare indicazioni generali e linee guida. Grazie. Grazie moltissimo a te. E bene, adesso dobbiamo chiudere perché siamo già andati un po' lunghi con questa sessione. Io ringrazio ovviamente tutti i relatori presenti di aver partecipato a questo intervento. Auguro buon lavoro a tutti questi gruppi di ricerca che hanno lavorato intensamente fino adesso e che andranno avanti anche prossimamente, per cui spero che ci sia un'occasione futura di rincontrarci per discutere ulteriori risultati e analisi. E niente, buona serata a voi e auguriamo a tutti di scaricare Immuni, cosa dite? ci lasciamo con questo augurio che venga scaricato quanto più possibile questa applicazione. Buona serata a tutti e grazie di aver partecipato con noi. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Grazie a te. Buonasera. Grazie a tutti voi. Buonasera. Buonasera.